faccia a faccia con il fan che ho denunciato, Alfonsino Gaming YT. Ma prima c'è una cosa troppo importante che devo mostrarvi. Signori, è finalmente arrivato il mio corso per diventare youtubers. Guardate il sito, che figata che è, raga. Ci ho messo veramente un sacco di tempo. Trovate il primo link in descrizione, il primo link nei commenti. Piccolo spoiler: chi acquisterà uno di questi pacchetti, oltre per avere il corso per diventare youtubers, entrerà nel gruppo WhatsApp in privato direttamente con me e faremo anche delle chiamate private. Primo link in descrizione, primo link nei commenti. Detto questo, iniziamo. Raga, no, raga, sentite, questo è Alfonsino Gaming, che avendo la mia richiesta su Discord sta continuando a chiamarmi ogni caspita di ora. Questa sarà l'ultimissima chiamata della serie, della storia di YouTube, insieme a questo dannatissimo Alfonsino. Anche perché, ragazzi, l'ho già denunciato, quindi voglio capire cosa caspita vuole. Entriamo in chiamata, ecco qua. Alfonsino, cosa vuoi? Cos'è che mi spammi sempre? Fammi entrare nel team. Zitto un attimo. Innanzitutto stai zitto. Ti ho detto che tu sei un nabbo, sei incompetente, non riesci. Non sono scherzo. Alfonsino, tu lo sai che fino a un giorno fa mi stavi insultando per il colore della pelle. Zitto, fammi parlare. Mi stavi insultando per il colore della pelle, la mia famiglia, il mio canale YouTube, i miei fan. E piccolo spoiler, ti ho già denunciato, quindi cosa caspita vuoi? Vabbè, magari. Allora facciamo così: se mi qualifico, togli la denuncia. Se non mi qualifico, puoi lasciare la denuncia. Fermo un attimo, tu stai veramente scherzando con una denuncia? Mi hai appena detto che sei... Va bene, ci sto, va bene. Spinna. Devo pure spinnare, va bene, spinno anche perché effettivamente... Ok, spinno anche perché effettivamente una speciale vuole trovarla. Dopodiché, ragazzi, Alfonsino si giocherà la sua denuncia, avete capito bene? Dai, ti prego, Stumble Guys, dammi solo una speciale, anche perché devo prepararmi ad assorbire ed ascoltare Alfonsino Gaming. Ragazzi, veramente, lui è il bambino più cattivo, più brutto, più... Mi fa sclerare, ragazzi, veramente, dice tante di quelle cretinate, poi insulta. Oggi però mi sembrerebbe essere un po' più calmo, ragazzi. Effettivamente ancora non mi ha insultato. Dai, Stumble Guys, dammi sta speciale. Questa è quella buona, e niente, di nuovo quella epica. Ci risiamo, raga. Di nuovo devo spettare, cioè devo guardare Alfonsino che non sai manco giocare. Come cadia? Ecco, inizia con gli insulti, Alfonsino. Alfonsino, gli insulti oggi non devono esistere. Forse non hai capito, ti stai giocando la denuncia. Io nel mentre mi sto già qualificando, quindi pensa a giocare per bene, perché sono già primo. Dove sei? Vediamo, dov'è? Non c'è niente, perché prima ho preso un brutto culo. Un brutto pugno. Mamma mia, ragazzi, veramente un nabbo, non si può giocare. Signori, se vi capita Alfonsino in game, potete insultarlo, veramente. Ora dici: ma fai tu schifo. Dovete insultare Cali, Alfonsino, ti ho detto gli insulti, no. Mi qualificato. Oh, ma cosa urla, raga, è scemo. Questo qua. Ma cosa ti permetti? Non ci sta con la testa, raga. Ma ti sei qualificato e quindi. Quindi togli la denuncia, no? No, non hai capito. Devi vincere il game. Devi vincere la partita, Alfonsino. Ancora non ti è chiaro. Nel video di ieri mi hai insultato tutta quanta la famiglia. E di sicuro non te la scamperai liscia. Tanto, spero. Vai, prendo tutto. Distruggo tutto, devo vincere, devi togliere la denuncia, Cadi. Ma cosa stai dicendo, Alfonsino? Vieni qua, vieni, ti faccio fuori, via, so. Raga, quanto godo. Quanto godo, non riuscirai a fare neanche un punto. Dov'è che sei? Vieni qua, Alfonsino. Ti distruggo. Ma cosa mi distruggi, Alfonsino? Ma cosa vuoi fare? Ma cosa vuoi fare che stiamo vincendo? Voglio farti esplodere, bro. 8, 7, 6, 5, 2, 1. Raga, perdonate l'interruzione, veramente vi rubo 5 secondi. Voglio ricordarvi che ci ho messo più di 5 mesi a creare questo corso. E se volete entrare nel gruppo WhatsApp in privato con me, fare le chiamate e appunto scoprire come diventare youtubers, trovate il primo link nella descrizione, il primo link nei commenti. Dai, raga, muovetevi. Alfonsino è stato... No! Cadi! La denuncia! È fregato. Alfonsino! Fammi parlare, Alfonsino! Purtroppo mi dispiace avvisarti, mi dispiace dirtelo, ma la denuncia la manterrò, quindi sei ufficialmente querelato da Cadiax. No! Mi dispiace. No, per favore.
Ah no, per favore. Mi dispiace. Non mi interessa se piangi, Alfonsino. Non mi interessa nulla perché tu. No, zitto. Mi togli il telefono. Zitto, non mi interessa perché tutto ieri mi hai insultato. Mi togli il telefono. Non mi interessa, ti possono togliere anche la vita, Alfonsino. No, per favore. Non mi interessa. Per favore, fra. Non voglio stare senza il telefono, mia mamma me lo toglie. No, ragazzi, è veramente un bimbo minchia comunque. Cioè, Alfonsino, sei veramente un bimbo minchia, Alfonsino. Veramente. Come ti permetti, no? Togli la denuncia. Raga, mi sono un attimo mutato perché veramente non ce la facevo più ad ascoltare Alfonsino. Vai che la vinciamo, questa forse. Porca miseria. Oh mio Dio, sono fregato. Vai. Qualificato e la porta a casa. GG. Vamos, Snake Cady, il capo del team Snake, vince il game. Ora, ragazzi, ora è arrivato il momento. Raga, mi è venuta l'idea. Potremmo ricattare Alfonsino dicendogli che se attiva la fotocamera, quindi se scopriamo effettivamente chi si cela dietro Alfonsino che cambia voce ogni giorno, potremmo togliergli la denuncia. Vediamo un po', ragazzi, proviamoci. Vediamo come finirà. Ti prego, togli la denuncia, no? Mia mamma mi picchia. Mi butta nella cantina. Non voglio la cantina. Alfonsino, forse non hai capito. Io mi posso Alfonsino, io mi posso solamente pisciare dalle risate perché sono felicissimo che le persone come te che insultano, fammi parlare, che insultano per un videogioco vengano denunciate e pagano i danni che hanno creato alle altre persone. Quindi mi dispiace, ma la denuncia la terrò almeno che... Zitto, devi farmi parlare. Almeno che, Alfonsino, ti propongo. Era da un paio di giorni che io e i miei fan ci stavamo chiedendo: ma chi si cela dietro Alfonsino? Chi è effettivamente colui che ha la voce modificata? Quindi ti propongo una piccola sfida, Alfonsino. Se tu ti fai vedere in faccia, io probabilmente posso toglierti la denuncia. Ma non ne siamo sicuri al 100%. Devi dirmi tu, ci stai oppure no? Ci sto. Ci stai? Ovviamente, Cady. Tu lo sai che appena mostrerai la faccia, tutti quanti finalmente ti conosceranno e scopriranno chi è veramente questo maleducato che si cela dietro Alfonsino. Lo sai, vero? Basta che togli la denuncia, che sennò mia mamma mi manda in cantina. Non voglio tornare in cantina. Ma come in cantina? Mi manda in cantina. Ma come la mamma in cantina? Ma tua mamma ti porta in cantina? Quando faccio il cattivo, mia mamma prende e mi porta in cantina. Ogni volta, 2 giorni in cantina. Senza cibo. Raga, mi sono mutato un attimo. Mi puzza veramente molto di fake. Però va bene, non fa nulla. Allora, Alfonsino, pronto a far vedere la tua faccia. Anzi, aspetta un attimo. Zitto. Mi qualifico in quest'altro game e vediamo la tua faccia. Momento della verità, vado a qualificarmi perché non vedo l'ora di vedere questo dannatissimo Alfonsino che è, ragazzi. E non vedo l'ora di prenderlo in giro per la faccia che ha. Sapete perché, ragazzi? Io non lo faccio per cattiveria, ma lo faccio perché mi ha veramente insultato. Ragazzi, ma voi veramente tirate i pugni? Mi ha insultato per un sacco di giorni ed è arrivato il momento di vendicarmi. Ci siamo signori, mancano 10 secondi. Probabilmente 10, 9, 8, ti prego fammi qualificare, 7, 6, 5, ti prego fammi qualificare. No, raga, non mi qualifico, non ci credo, va bene. Voglio lo stesso vedere Alfonsino. Ebbene sì, Alfonsino sono proprio io.